19 aprile, il piccolo elicottero della NASA Ingenuity si è alzato in volo su Marte. In 40 secondi ha raggiunto un'altezza di 3 metri e poi è tornato al suolo. Il tutto ripreso dal rover Perseverance, nella cui pancia l'elicottero ha viaggiato per raggiungere il pianeta rosso. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, accolte da comprensibile entusiasmo. Questo è il nostro momento, fratelli Wright, hanno commentato dalla NASA, alludendo al memorabile volo dei primi aviatori della storia. Quella di Ingenuity è stata la prima volta che un velivolo si è sollevato in aria in maniera controllata su un altro pianeta, stabilendo quindi un record extraterrestre. Vi siete chiesti come mai sia così importante essere riusciti in quest'impresa? Per almeno due motivi. Grazie a un drone elicottero come Ingenuity si possono raggiungere zone remote e inaccessibili per i rover. E poi, usare un mezzo così piccolo è il futuro. Le agenzie spaziali sono al lavoro sulla miniaturizzazione, una sfida scientifica e tecnologica che consentirà missioni intelligenti anche in termini economici. Ne abbiamo parlato con Eleonora Ammannito, ricercatrice dell'Agenzia Spaziale Italiana, esperta in scienze planetarie. Una osservazione che si può essere chiamata di prossimità perché è molto vicina alla superficie, però ha tutta la mobilità che può avere qualcosa che è in volo. Consideriamo che ad esempio i rover, questi oggetti ormai cominciano a essere abbastanza grandi, per muoversi innanzitutto già è abbastanza complicato, poi non possono avventurarsi in delle zone che sono molto accidentate o in cui il terreno non è adatto a loro, perché ovviamente si rischierebbe poi di perderli. Mentre al contrario la mobilità che possiamo avere con un oggetto stile elicottero, oppure per fare l'analogia con la Terra, quello che si può fare con i droni, è quello di accedere a delle regioni magari molto vicine a dove si trova il rover, però molto impervie, per cui il rover non potrebbe andare, invece il drone ci può andare. Però parliamo appunto di un'osservazione che è soltanto fotografica, possiamo dire così. Cioè, per ora, quindi in realtà l'elicottero in sé è una piattaforma e sulla piattaforma si può montare qualunque tipo di esperimento. Questo qui, l'Ingenuity, ovviamente essendo una sorta di precursore, quindi un test che hanno fatto, aveva effettivamente soltanto delle camere, quindi ha fatto delle fotografie, sarà anche per i voli successivi delle fotografie. Ciò non toglie che per i voli successivi, quindi per le prossime missioni a Marte, si può pensare a degli oggetti sempre più complicati, in cui oltre a delle camere si possono mettere ad esempio degli spettrometri, che sono degli strumenti che permettono di fare delle analisi sulla composizione mineralogica, oppure dei laser che fanno comunque delle misure di elementi, oppure anche di altitudine, quindi fanno misure di precisione della morfologia del terreno che si trova sotto. Insomma, diciamo che tutti gli esperimenti che si possono mettere su un orbiter in linea di principio si possono mettere anche sull'elicottero. La miniaturizzazione è la chiave del futuro: meno peso da mandare in orbita, abbattimento dei costi, con scoperte fatte in campo aerospaziale che poi ci ritroviamo in casa, anzi in mano, come nel caso dei cellulari. Miniaturizzare però non è semplice. È estremamente complicato, c'è moltissima ricerca, innanzitutto nei materiali, perché come dicevo a volte non è neanche necessariamente un problema di volume, ma è proprio il peso, quindi materiale molto più leggero magari può permettere di tenere un volume ma di diminuire comunque contestualmente il peso, e poi anche nei processi invece produttivi, quando cercare di fare le cose sempre più piccole, pensi alle lentine che si trovano all'interno delle macchine fotografiche, sono comunque dei processi produttivi molto complessi su cui si sta lavorando. Anzi, su questa cosa della miniaturizzazione, proprio perché il settore aerospaziale ha bisogno della miniaturizzazione, si sta lavorando da anni, adesso mi è venuto in mente con le lentine. Lei immagini che le macchine fotografiche dei cellulari sono una follow-up delle ricerche spaziali. Tra i progetti allo studio, l'Agenzia Spaziale Italiana ha anche quello di un piccolo satellite detective per scovare tracce di vita. Noi stiamo lavorando, ad esempio c'è un altro Biosat, che è uno small sat tutto italiano, completamente fatto in Italia, che è un esperimento in cui si vuole testare un particolare strumentazione proprio per fare analisi che portano poi a poter verificare se in posti come ad esempio Marte è stata presente vita, e quindi fanno proprio delle analisi di tipo astrobiologico. Lo vogliamo fare prima sulla Terra, quindi per fare una prova e vedere che il sistema funzioni, proprio perché il tutto è pensato
per il problema che vi dicevo prima, la miniaturizzazione. Il primo volo sarà di test, ovviamente per verificare la funzionalità della strumentazione nello spazio, però poi noi come un po' tutte le agenzie ci stiamo organizzando proprio per avere pronti delle strumentazioni che possono essere montate sia sugli small test ma anche sugli elicotteri a questo punto, o sui palloni, perché è un altro tipo di, diciamo, modo originale per poter fare delle misure su posti ostili come possono essere i pianeti e anche dei palloni, no? Laddove c'è ovviamente un'atmosfera che permette di farlo. Comunque tutte quante queste modalità di osservazione che richiedono comunque miniaturizzazione sono sempre più opportunità e noi ci stiamo organizzando in questo senso.